Core business del Cofidi è quella di garantire le imprese per l'accesso al credito. Quindi in questa stretta creditizia, diciamo che con la nostra garanzia le aziende riescono ad accedere ai finanziamenti per investimenti. Grazie anche agli strumenti regionali siamo riusciti a garantire tantissime imprese e a realizzare soprattutto molti investimenti. Per chi vuole fare impresa oggi ed investire sul futuro, il nodo principale da superare è senza dubbio l'accesso al credito. Una problematica che limita di fatto la capacità di piccole e medie imprese di crescere e di contribuire così all'innovazione, alla crescita e all'occupazione. Se ne è parlato nell'auditorium dell'Università iCampus di Bari nel corso del seminario Open Meeting Mettersi in proprio, autoimprenditorialità, investire sul futuro, agevolazioni ed incentivi, strumenti del credito, organizzato da iCampus in collaborazione con Confimprenditori Bari. La finanza agevolata è quel tipo di finanza che consente proprio a chi non ha delle, diciamo, caratteristiche di merito creditizio, cioè non ha la possibilità ordinaria di accedere a credito, di poter accedere attraverso degli strumenti particolari, per l'appunto, a finanziamenti che consentono di avviare una propria attività in forma autonoma. Le garanzie che vengono valutate quindi non sono di tipo tradizionale, cioè redditi, certo, oppure immobili. Si valutano in questi casi i progetti e soprattutto le competenze e le caratteristiche del soggetto proponente. Noi supportiamo il giovane imprenditore o il nuovo imprenditore dando soprattutto informazioni e informazioni corrette, perché oggi la difficoltà è saper spiegare bene le difficoltà che ci sono, perché ci sono ovviamente alcuni ostacoli da superare. Esempio, se parliamo del bando nidi, di cui oggi parleremo, di Puglia Sviluppo e Regione, bisogna informare correttamente il giovane imprenditore che dovrà anticipare l'IVA, perché l'IVA non è finanziabile. Quindi ovviamente questo è un argomento importante da sottolineare.